Buonasera, amici di MRTV, di Border Nights e del canale Serena Pattaro. Benvenuti a questa terza puntata di Benessere e Bell'Essere. E do il benvenuto a Marco Ludovico. Ciao, Marco. Ciao, Serena, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, oggi non sarà con noi fisicamente eh, Fabio, ma insomma è comunque con noi nello spirito e, e andiamo quindi a eh, salutare invece il nostro ospite. Diamo il benvenuto a Geraldo Lafratta. Ciao Geraldo! Ciao Serena, ciao! Grazie che mi avete coinvolto nella vostra trasmissione. <ride> Grazie a te Geraldo per aver accettato il nostro, il nostro invito. Allora, Geraldo, tu sei, ti definisci un numerologo matematico. Vogliamo un po' dire da dove deriva questa definizione e soprattutto un po', cioè, insomma, spiegare un po' cos'è la numerologia brevemente perché poi magari ci interessa andare un pochino più sul, sul dettaglio di quello che fai. L'incontro che ho fatto il 27 marzo 2008 per caso in una pizzeria è stato fantastico, è stata proprio magia, perché ho incontrato un maestro d'arte e in questo incontro lui la prima cosa che ci ha chiesto è che giorno, mese anno eravamo nati. Quindi questa persona in un incontro così per caso, in un giorno così per caso ha fatto sì che il mio cervello si innamorasse di qualcosa. Quindi io sono un artigiano, sono una persona capace, molto capace con le mani però non ero creativo se non lavoravo almeno 20 ore al giorno non ero felice perché dovevo pagarmi tutti i debiti che mi ero creato quindi ero dentro un labirinto assurdo cioè lavorare per pagarsi i debiti perché quando lavori per le aziende eh, ultimamente non paga più nessuno quindi quell'incontro mi ha cambiato il programma era il 27 marzo 2008 grazie a quell'incontro eh, fantastico sintetico attraverso la mia di nascita mi ha detto che ero un artista e gli ho detto è impossibile con i numeri non hai capito nulla perché io non ho mai fatto arte non ho mai fatto niente nella vita come arte e lui mi dice che non mi ero mai ascoltato non, non ero stato capace ad ascoltarmi siccome l'ho incontrato a 45 anni in questo momento ne ho 59 ho detto, è impossibile che vado in giro così senza sapere chi sono quindi quell'incontro è stato magico, per questo matemagico, perché mi ha cambiato la traiettoria. In effetti, non avevo mai fatto niente come artista. Lui gli ho chiesto: Scusa, maestro d'arte Lionello Trabuio, cosa devo fare per capire chi sono? E lui mi ha detto: Che lavoro sei che ti fai? Saldatore, sono un saldatore. E ora ti togli un tocco del ferro, ti ovardi e ti ascolti. Questa è stata la sua semplicità da lì furioso perché mi piaceva come si vestiva, come comunicava, ho visto un modello maschile che mi è piaciuto a 45 anni e da lì ho iniziato, quindi dopo ti faccio fare una carrellata sulle mie opere e vedevo uscire la magia senza che avessi alcuna coscienza, cioè ho vissuto io dico sempre che i primi 45-50 anni servono per capire che non hai capito assolutamente una fava, cioè niente. Vivi nel vuoto assoluto incontro a 45 anni mi ha dato un, uno shock uno shock si chiama lo shock Beh, eh, direi che è stato uno shock alquanto importante poi tra l'altro geraldo è interessante perché è, è spesso si scopre veramente il proprio cammino eh, non in diciamo nell'età adolescenziale o la prima giovinezza, chiamiamola così, però effettivamente, dopo i 40 anni uno inizia a capire effettivamente chi è e qual è la sua, la sua missione. O perlomeno, insomma, noi esseri umani siamo un po' duri e dobbiamo arrivare prima a sperimentare tutta una serie di cose che a volte serve anche, servono anche poco alla nostra, alla nostra vita. Quindi da no, qua quando... serve... Vai. Servono in realtà perché noi viviamo dentro una, due modelli che sono il padre e la madre. Quindi, se il padre e la madre sono impegnativi, sono faticosi, noi replichiamo il modello. Per liberarsi di quel modello c'è un programma, ci sono dei programmi. Noi lavoriamo come la natura con dei programmi. Quindi, abbiamo quattro programmi da svelare, da vedere, perché sono programmi, programmi ereditati. Quindi, da dall'albero genealogico, padre madre, nonno nonna, bisnonno e bisnonna, quindi noi viviamo con dei programmi ereditati. Noi siamo la perfezione dell'albero. Arriviamo dal profondo del maschile grazie allo sfiamento dei genitali, penetra il femminile, quindi entriamo nel profondo del femminile e siamo la creazione, la nuova creazione di quell'albero. Quindi i programmi sono già scritti, è tutto scritto. Non c'è nulla lasciato lì. Certo, non è facile leggerlo, però è scritto come i denti faranno i denti, gli occhi faranno gli occhi, la pelle farà la pelle, le ossa farà le ossa, ci sono dei programmi, quindi la nostra astronave, quindi la nostra astronave, il nostro corpo è programmata per un tempo, quindi uno apre il ciclo, nove chiuderà il ciclo, quindi noi viviamo di cicli, di multipli, come la Terra, come la natura, quindi se capiamo come funziona la natura, l'inverno, la primavera, l'estate e l'autunno, possiamo capire il nostro tempo perché qualcuno diceva, chi ha tempo non perde tempo. In questo momento epocale, veramente il tempo è, è, è sta stringendo, perché c'è una grande selezione, quindi attraverso la matematica si può capire qualcosa di affascinante, di veramente matemagico. Ma come allora, Geraldo, possiamo noi capire, in base alla nostra data di nascita, chi siamo, da dove veniamo? E dove andiamo? Che sono le tre domande che diciamo magiche anche perché le, sono le domande iniziatiche, ma in questo caso possiamo considerarle delle domande magiche. Magiche nel senso che ci danno delle risposte importanti, ci fanno agire in una determinata direzione. Vabbè, per rispondere a queste domande sono molto semplici perché se tu vai a parlare col contadino e gli dici scusa, cosa stai seminando? Mela. Quindi cosa può raccogliere il contadino? Mela. Quindi non ha... Cioè, quello che semi raccogli, ma il seme di nostro padre, attraverso la fertilità della madre, quindi la creatività, la terra, quindi il seme dell'albero, fa sì che noi abbiamo dei movimenti, perché la mela, prima di fare la mela, farà le radici, farà il tronco, farà i rami, farà il fiore, farà il frutto. Quindi a una certa età tu incontrerai il frutto. Prima sono solo esperienze di deprogrammazione da un sistema genitoriale ereditato. Quindi il contadino nella sua semplicità ha le idee chiare, quello che semini e raccogli. Ci sono alberi che faranno il frutto, alberi che non faranno il frutto. Ci sono donne che faranno figli, donne che non faranno figli. Siamo dentro un programma. Noi viviamo di fotoni, quindi attraverso la luce decodifichiamo il sistema nella parte del cervelletto, quindi la matrice interna, i miei organi, Vedono, sentono attraverso gli occhi, quindi il sentito, il percepito è dentro. Quindi attraverso la data di nascita e il nome e cognome si può capire qualcosa di affascinante. Esempio, esempio, esempio. Serena, serena. Il nome che ti viene dato è la massima veggenza della relazione di tuo padre e di tua madre. Quindi attraverso il nomen, Homen si può già capire chi è Serena perché c'è un, un, un alfa in quel nome, c'è un comandante in quel nome e quel nome è gestito da delle lettere vocali consonanti. Le vocali sono la parte animica che cantano, quindi la parte animica più intima di noi. Le consonanti sono la materia. Tu nella materia, nella parte materiale, quando sei nata, tua madre ti ha dato il nome Serena. Adesso... Siccome la S è, la, è il programma, perché parte dalla prima vocale consonante, come si dice S in italiano? S. Brava! E questa è l'informazione che ti passa a tua madre nella relazione con tuo padre, S. quindi si può già capire il dolore o il lavoro da fare col maschile che tu hai in carico. Quindi, siccome la S è dominante, per te sistemare il mondo maschile è un casino perché tu ti comporterai da maschile, perché tu sarai in prima linea, perché tu sarai il frontman. Quindi, benché Serena è Serena, eh, sarebbe da discuterne. Però quel nome, attraverso la matematica, puoi leggere correttamente come funziona, i cicli che ti vengono addosso, le parti buie, le parti chiare, tutto è nomen homen, l'identità nel nome. Guarda, eh, voglio dire, io e te Geraldo, tu sai benissimo, ci conosciamo proprio appena appena, abbiamo avuto un unico incontro insomma dal vivo durante un convegno e non è che abbiamo parlato di me o di te e, e tu hai azzeccato, non è che l'hai azzeccato ovviamente, l'hai letto nel mio nome perché come dici tu c'era scritto ed è effettivamente così, cioè la, il mio rapporto col maschile è stato ed è Ancora esattamente come l'hai descritto tu. Quindi io credo che la numerologia, anzi tolgo il credo, eh, è effettivamente una scienza, eh, se vogliamo chiamarla scienza, che ormai questo ter termine ormai è un po', eh, un po' inflazionato in questo periodo, eh, direi perfetta. Marco, volevi dire qualcosa? Ma io mentre sentivo appunto, e poi. Adesso dire che conosco Serena è una parola grossa, ma sicuramente più o meno qualche informazione ce l'ho. Ero affascinato dalla descrizione che, che ne faceva Geraldo. E allo stesso tempo, non so, è stato impossibile frenare questa cosa. Pensavo a una mia vecchia conoscenza eh, al quale i genitori avevano dato non uno ma due nomi. Addolorata Crocifissa e quindi crocifissa addolorata. E quindi non voglio immaginare come si possa declinare tutto questo in quel caso. Cioè, veramente già li ritenevo delle carogne prima i genitori. Ma dopo aver sentito tutto questo, non voglio neanche provare a immaginare eh, i numeri. Sono come eh, una droga, perché dal momento che capisci la loro simbologia, la loro forza geometrica. Entri in empatia con la persona, ci metti un secondo non di più, solo che eh, ah, basta che dice brillante. il nome o il cognome, o se no, io faccio le letture per adesso sono fermo perché sto girando l'Italia con un mio amico, un blogger, quindi siamo a caccia di coscienze e eh, di persone che hanno fatto brillare la loro vita. Perché l'unico senso di questo senso è far brillare la nostra vita, e rappresenta poi il numero 19 perché il 19 viene chiamato il Sole come lui dà. Senza chiedere nulla in cambio, quindi ci sono dei processi da fare perché 1, 2, 3, 4, 5 sono dei moti perpetui e quindi se capisci la potenza di quel numero, vuol dire che stai avanzando nella vita perché abbiamo delle, delle iniziazioni, chiamiamole così, dove la vita ci porterà a affrontare dei dolori. Il dolore o la malattia, il fallimento nel mio caso, sono dei momenti di alta densità dove tu incontri la tua forza interiore, se no rimani incastrato, delle posizioni, copia e incolla, dove tu non vivi niente di te, ma stai replicando un programma che non è tuo, quindi tu vivi eh, in una maniera insoddisfatta. Questa insoddisfazione, siccome lavorerà dentro, per fortuna ti, scarica, ti scatenerà una malattia dove tu ti svegli o dove tu esci dalla vita. Gerardo, come possiamo vedere adesso, a parte la data di nascita e nome e cognome, quali sono gli altri aspetti che, eh, ci, che, che possiamo vedere a livello numerologico nella quotidianità? Ma allora eh, immagina che tu, quando vieni in questa realtà il giorno, mese e anno che nasci, è un codice password in un sistema. Tu adesso, per farmi entrare dentro il video, ho dovuto digitare dei codici. Come la telefonata in questo momento c'è un cellulare con dei codici. Quindi noi ci stiamo muovendo con dei codici. Quindi ci agganciamo a delle frequenze che poi in realtà la forza geometrica è fatta di simboli. Perché tu quella S, quella S se la ruoti, di, se la ruoti di, 180, di 90 gradi a sinistra, vedrai che è un'onda. E quindi si parla di vibrazione. Quindi questa vibrazione, se nella parte chiara, farà incontri incredibili perché la S... Quindi rappresenta il numero 19, la S e il sole. Ma se invece è rovescia, rappresenta il rancore col maschile. Quindi ci sono dei programmi, abbiamo solo che programmi. C'è un problema, c'è una soluzione. Per me, che ho incontrato il maestro d'arte Leonardo Trabuio, che parlava di filosofia ermetica, quindi attraverso i numeri sono rimasto estasiato. Quindi, ogni volta che a me il numero martella, non penso né agli angeli né alle madonne perché siamo in un mondo materiale, tutto cadrà per terra, quindi tu devi conoscere prima la terra, devi avere delle buone radici per poi andare verso il cielo. Perché se io medito 18 ore al giorno con la speranza che qualcuno mi dà qualcosa, magari può anche essere, funziona, però il contadino il seme lo pianta per terra, non lo butta per aria, se lo butta per aria comunque toccherà terra. Quindi è per forza obbligato per capire il tuo talento, le tue virtù, i tuoi blocchi, i compiti che hai partire dalla data di nascita nome e cognome è un obbligo perché già questo giorno che è un giorno 21 21 se ci fosse un senso al 21 significa due che diventano uno che cos'è che due diventano uno due che diventano uno è l'orgasmo quando tu ti strofini attraverso il maschile e io attraverso il femminile mi metto nudo davanti a mia moglie io Grazie al il suo corpo godrò del mio corpo. Quindi sono due corpi che diventeranno uno. E lì ho l'orgasmo, i due misferi che entrano in sincronia, se no sono separati a prescindere, perché uno penserà alla fatica. Guarda adesso questi criminali come stanno spingendo, come stanno stringendo il recinto, no? le persone senza lavoro. Saranno obbligati a fare qualcosa dove se no non possono più avere nulla. Adesso stanno stringendo il perimetro. Come puoi uscire da questo sistema che loro stanno spingendo nella paura? E che tu non pensi alla paura? E che tu stai nella parte giocosa del bambino? Cioè sono stupefatto, vedo con occhi diversi il momento di questa vita. Solo così posso salvarmi da questo recinto che stanno mettendo in atto. Perché il 21 significa che sono, non sono più in conflitto con nessuno, i miei due misferi si sono uniti, sono in, in sintonia col tutto, col tutto uno. Per arrivare a questo devo capire il 12, perché un corpo farà due corpi. E per capire il 12 devo capire il 3. Significa la massima perfezione, l'amore che arriva dall'insieme di mio padre e di mia madre, perché io vivo dal profondo loro, dell'universo, sono un microcosmo, che si materializza e quindi se capisco i compiti o dei compiti, perché il mio culo non può, non può mica fare il fegato, farà il culo, le ossa faranno le ossa. Sono dei compiti. Se capisci i compiti che il tuo codice password ti dà, tu puoi prendere coscienza di te. È sempre affascinante ascoltarti, eh, Geraldo. Veramente perché tra l'altro. Vai a toccare proprio i, i, dei punti di riflessione eh, straordinari che, anche, riportando appunto eh, questa, ehm, questo argomento nella realtà, che spesso magari si parla di numerologia in senso un po' così astratto, eccetera, invece tu riesci proprio a... No, non a è terminare... Scusa? Tu immag immagina, immagina che il 2019... Mm ci hanno messo dentro il recinto, no? Tu immagina, 1999, 1999 era gestito dall'uno, il primo numero all'uno, e rappresenta il fallo maschile. Come l'uomo era ritto, era eretto. L'uomo, il conquistatore, ha conquistato. 1999, fine del ciclo. Si mette in moto il 2,000. Mila. Il 2, se guarda l'uno eretto, guarda la forma del 2 come accoglie sopra e come lui è in ginocchio per terra. Questo rappresenta la famiglia cosmica come il 2, la connessione, la famiglia universale. Internet ci dà la possibilità di connetterci con questa famiglia universale, ma internet ci sono persone incredibili che sono collegate a internet, senza telefono, senza wifi. Sono persone che hanno capito come funzionano le dimensioni. Quindi si collegano su dei sistemi binari, perché il computer ha dei sistemi binari e il nostro cervello è la replica del computer. Quindi il 2000, il 2000 ci mette per terra. Il femminile cosa fa? Il femminile cosa fa? Copia il modello maschile. Quindi l'uomo non esiste più. Fine dell'uomo, perché adesso l'uomo fa il badante, e la donna fa il militare. E si sono invertite le parti. Cosa accade nel 2019? 2019 c'è cioè il 2, che rappresenta la famiglia universale, l'1, che rappresenta il maschile, 9, che chiude il ciclo. Non a caso, 20 più 20 quanto fa? 40. Quarantena. Ci bloccano in casa. Ma perché ci bloccano in casa? Perché dentro le quattro mura di casa tu devi imparare a comunicare. Ho una moglie, ho una compagna, comunico. In effetti, dopo tre mesi di chiusura obbligatoria dentro le quattro mura di casa, 50% dei divorzi. Quindi le persone, siccome non comunicavano più in casa, quindi non c'è nessuna relazione, cosa fanno? Si comprano il cane. Diventiamo tutti come San Francesco: abbiamo il cane, il cocorito, il fagiano per parlare, perché nelle relazioni siamo castrati. Cosa accade adesso? Che hanno separato di nuovo 2021, che c'era 2-2-1, c'era la chiamata verso la rivoluzione interiore, dove tu dici: Ma che cazzo, ma non capisci che c'è qualcosa che non va? No, non capisci. Separazione delle amicizie. Separazione. Quindi gente che comunicavi a 20 anni, 30 anni, non puoi comunicare se non hai questa cazzo di mascherina davanti al naso. Che noi arriviamo dallo stagno di circa 300 milioni, milioni di anni fa, eravamo dei lombrichi, non so, dei dinosauri, non lo so che cazzo eravamo, però la sintesi è che adesso il nostro sistema immunitario, che è qualcosa di unico, incredibile, deve mettersi questa cazzo di mascherina perché se no se starnutiamo ci arrestano. Una volta c'era se starnutivi, non c'era. Adesso se, se starnuti al centro commerciale, sei finito. Chiamano anche l'elicottero per Sono arrestare. pronti i cecchini. <ride> ecco, quindi... Io ricordo, Geraldo, quando lavoravo in palestra, quindi vent'anni fa, più di vent'anni fa ormai, ho iniziato eh, quasi 30 anni fa a lavorare in palestra, che quando invece cercavi di reprimere lo starnuto perché magari eri in mezzo alla gente, eh, ti insegnavano invece a dire no. Devi starnutire perché il tuo corpo ha bisogno di buttare fuori quella cosa. Oggi invece no, oggi non devi più buttare fuori quella tossina, quel gruppo di inquinanti che il tuo corpo si sta dicendo butta fuori. Adesso abbiamo una speranza, forse, ma credo che sia minima: non togliamo quella parola perché è pericolosa <ride> no, rievo Guarda, Caloschi no. Figuri. No, no, guarda, io se avessi un sogno, ma giusto per animare la mia parte istintiva sì, animale, mi staccherei i denti a uno a uno a quel coso lì, a quella, a, a, quella, a quella cosa lì che mi va bene. Però siccome adesso immagina che abbiamo 20-22, sono tutti in piedi, sono tutti in ginocchio i numeri, tutti. O le persone recuperano, perché recuperano, o se no ci sarà un bel casino. Infatti, da come dicono le previsioni, perché comunque io giro a sentire persone veramente strane, incredibili, e il primo colpo di frusta arriverà il 20 febbraio 2022. Quindi ci sarà un colpo di frusta che arriva per mettere in chiaro delle posizioni, ma sono colpi di frusta perché noi abbiamo dei cicli anche che sono 13.000 anni, 2.600 anni, e quindi anche la Terra è ciclica. Eh? Quindi noi siamo su un corpo che è vivo. È logico, se io ho un tumore uh, alla prostata vado a bombardarlo, no? Quindi in questo momento stanno bombardando dei tumori. Perché? Perché sarebbe discutere, però non ne discutiamo, se no diventa troppo complesso. Però ci sono dei cicli dove che comunque arriveranno dei colpi di frusta. Io per la mia semplicità, per la mia intuizione, mi sono preparato la sorgente, il pozzo del mio giardino. Mi sono preparato la, stuf la stufa a legna, mi sono preparato l'orto. Non conta niente, però il nostro cervello deve avere delle vie di fuga, perché se non hai delle vie di fuga rimani costantemente nella paura. Il corpo esplode, esplode, il corpo esplode perché non riesce a tenere la pressione. Gerardo, ti chiedo, eh, tu hai parlato appunto di tutti questi due e quindi anche di questa data eh, ben precisa. E il due è l'essere in ginocchio, se ho capito uh, giusto. Però una persona può essere in ginocchio per due motivi. Uno perché si sottomette e due perché o sta facendo un'iniziazione ben precisa oppure è la riconnessione con le radici. Quindi il discorso prima che dicevi, il seme che poi deve diventare albero. Può essere intesa in questa, in questa modalità? Sì, certo, perché comunque, guarda, le relazioni di 30 anni fa fi fi finiscono, no? e tu ti incontri con uno che non conosci, conosci la settimana, quindi lascio andare il vecchio perché sta arrivando il nuovo, chiudo col vecchio modello, perché erano amicizie, ma dal momento che poi hanno deciso di separare, fine, e stanno entrando nuove energie, nuove relazioni, più intime, più profonde, più sane, diciamo così, più sane. Quindi è sempre una questione di frequenza e di vibrazione. Se io, sono, se io vibro nella paura, amplificherò, se sono in armonia, se cioè sono in armonia, se sono dentro una fase di vedere la, vi, la vita con occhi diversi, eh, eh, vedremo qualcosa di affascinante, perché da come diceva qualcuno, dicevano che noi siamo l'ultima razza, beati gli ultimi che saranno i primi, quindi l'ultimo se giri si inverte e diventa primo, però siamo dentro un grande cambiamento epocale tutti quanti, quindi ne vedremo delle belle assolute da questo punto di vista, se posso farti una domanda Geraldo, eh, come si concilia eh, il compito di ogni singolo in funzione appunto di quello che dicevi prima, del nome, della data di nascita, della propria individualità con quello che poi è eh, appunto questa declinazione, questa interpretazione, questo significato di quello che invece può essere la data di tutti come appunto la data di un anno piuttosto che eh, una situazione contingente che riguarda tutti. Quanto dipende da noi, quanto dipende da, dal generale? Ma eh, guarda che non c'è nulla fuori di noi. Noi vediamo la realtà, ma è la nostra interiorità attraverso gli occhi vediamo la realtà dell'interiorità. Quindi se a me mi dicono come va, dico cazzo, è un momento fantastico. Sto facendo quello che amo, ma arrivo da un fallimento, prima ero nella disperazione assoluta, vivevo in strada con mia moglie, le bambine, cioè, cioè, ho dovuto morire a un dialogo, rinascere a un dialogo. In questo momento le persone, per la loro interiorità, cioè, si sono occupati della loro interiorità, della loro crescita. Perché Milaripa, un maestro buddista, 2800 anni fa, diceva nulla va bene al di fuori poiché nulla va bene al di dentro. Quindi la realtà è al di dentro. Adesso le persone che sono... Immagina questi infermieri, questi Ox, gente che si è preoccupata, no? che sono i primi a rimanere a casa senza un lavoro, senza un'identità, cioè via. Come faranno a pagare le bollette? Come faranno a sostenerti? È solo la rete, è solo una rete, una fratellanza, quindi si deve ricostruire una rete, perché comunque se uno mi chiede un, un piatto di pasta, ma devo essere pronto a vivere e non morire per la materia devo cambiare velocemente la mia modalità perché non mi sono sai che diceva uno prevenire è meglio che curare quindi siamo in un momento dove tu se cioè non ti sei ascoltato se cioè solo pensi a lavorare e non hai pensato che comunque c'è un cambiamento costante la vita eh, qui si mettono in moto altri ragionamenti però noi viviamo di automatismi abbiamo dei tasti nel corpo abbiamo un qualcosa che parte in automatico questo corpo ha una conoscenza che arriva da 300 milioni d'anni non lo so, non sono antropologo quindi non lo so. Però questo corpo ha degli automatismi. Noi ragioniamo su degli automatismi, questi automatismi, se sono in sintonia, se sono in armonia, portano a vibrare in maniera corretta perché noi siamo, stiamo vibrando il fotone è vuoto dentro. Bla bla bla. Però eh, e chi cerca trova. Chi non cerca non trova. In questo momento siamo dentro una coscienza collettiva dove hanno pensato al grande fratello, alla grande nonna, alla grande fava e si sono persi. Sono persone invece grazie al loro dolore prima, prima quindi malattia o, ben, o benattia come dicono i, le filosofie cinque leggi biologiche, hanno fatto dei percorsi, delle ricerche. Quindi stanno vibrando in maniera corretta. Immagina che il salmone in questo momento parte da Chioggia, dal mare, per andare a fare le uova a cortina da un pezzo. Ma chi cazzo glielo fa fare? È la loro genetica, il loro istinto naturale si chiama selezione della razza. Quindi loro cambiano acqua salata, acqua dolce, cambiano la genetica dentro e incominciano il percorso per arrivare alla cima. Su 10.000 che partono, quanti ne arriveranno secondo te in cima? 1.000. Di, solito... <ride> Di solito in cima arrivano, ne arrivano meno. Ecco, quindi ne arrivano molti meno. Arrivano quelli che i forti, la selezione della razza. Quindi in questo momento, momento c'è, sarebbe da discutere, però siamo tutti lì a vedere cosa abbiamo seminato. Effettivamente è così. Ma, Perché una volta ma... che tu sei, sei in armonia con te stesso, ci sono altre forze che scendono e ti danno ossigeno. Però... Si chiama credere per vedere, se no, se devi vedere per credere è un po' impegnativo. Questa è la visione che dico io: l'artista vede nella testa poi materializza quindi parte da una visione. Ma tutto il mondo è stato creato in una visione. Guarda, Tesla da Vinci, Thomas Edison, avevano una visione, erano fuori col cervello, capisci? Non pensavano a lavorare punto, pensavano a avere una visione, un bisogno, un sogno, il sogno. Quindi. Questo sogno per alcuni si chiamerà incubo. Beh, d'altronde, visto che nomini i sogni, Shakespeare diceva: Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, quindi li possiamo realizzare tutti. E a seconda di quello che sogniamo, eh, poi rischiamo di, di realizzarlo. Quindi, come dicevi tu, appunto, sogno o incubo. Eh sì, non a caso, io mi sono creato la mia vasca di galleggiamento in deprivazione sensoriale. Perché l'unico senso, siccome arriviamo dal buio verso la luce, quindi il famoso tunnel, è il ginecologo che ha la lampadina in testa che ci fa vedere come cavolo stiamo uscendo dal, dall'utero, dalla, dalla, dalla vagina, adesso c'era un tipo che diceva devi tornare dal buio, dal buio, devi entrare nel buio e troverai la luce. Quindi questo è un momento buio. Non a caso... Eh, una settimana fa io e un mio amico blogger che si chiama Zains, che la sua pagina è fortissima, siamo stati da delle persone incredibili, e tra cui c'è questo Eris Binda che vive nel bosco con la moglie e i figli, ma ha vissuto in Himalaya 30 anni con la tenda, nel ghiaccio, nel sole, nella grotta. Veniva chiamato l'oracolo vivente. E, e siccome siamo rimasti a lui perché poi ci ha accolto, abbiamo, siamo, insomma, ci ha accolto nella, nella sua casa nel bosco, abbiamo dormito con lui. Ci ha parlato di come attivare attraverso la deprivazione sensoriale la ghiandola pineale. Quindi per me, è che già di mio ho le mie fantasie, quindi vedo, sento le mie fantasie che poi materializzo. però sono degli incontri incredibili dove tu espandi la vision e dove ti rendi conto che eh, la paura. È il limite per incontrarsi. Se hai paura, non ti incontri. Grazie, Geraldo. Marco, ti chiedo se hai qualche altra domanda da fare a Geraldo. Sennò no io volevo, voglio chiedere a Geraldo se ci fa anche, considerato nel posto dove si trova in questo momento, se ci fa fare un tour e ci fa vedere anche un po'. Di quelle che sono le sue opere, magari dandoci anche qualche chicca su cosa significano. Però, magari prima di fare il tour Ma avendone davanti. Avendone avuto un assaggio prima, lascerei ampio spazio a questa parte, perché sono veramente fantastiche come i discorsi che abbiamo sentito finora. Quindi provvederei a, a dare più spazio possibile a far vedere le opere e quello che significano e quello che rappresentano, perché sono davvero meravigliose. Ti va, Geraldo, di farci fare certo. un tour? Allora, intanto siamo dentro la mia sala conferenze dove io faccio corsi eh, di matematica, dove spiego eh, quanto i numeri sono incredibili, quindi sì, siamo dentro la mia sala conferenze. Il mio centro d'arte è a Mira, Venezia. Eh, ogni numero che mi si interfaccia nella vita lo creo, quindi a me, esempio, il numero eh, 69, che sembra una cazzata, però la 6 più 9 fa 15, ho creato il mio divano dell'energia sessuale. Aspetta che mi sposto, ok. Quindi, vedete, c'è un 69 centrale, ho un motore con due eliche che rappresentano le eliche del DNA, ma rappresentano mia madre e mio padre, perché arrivo a loro. E l'unico senso della vita è viversi le tentazioni. Questo serpente, questa emozione. Serpente significa questa mela. Me la mangio o non me la mangio? Perché la mela rappresenta il campo tiroidale, la conoscenza. Non a caso la strega nel bosco ha detto a lei, sei bellissima, dammi un po' della tua bellezza, ti do una mela. Lei non ha voluto la mela. Ma noi tutti dobbiamo avere il potere della conoscenza. Ma conoscenza di chi? Di noi stessi? Chi sono? Cosa vengo a fare? Qual è il mio tempo? Quindi in questo movimento ho fatto il mio divano, però vedete mi sono fatto sette contrapassi. Amo il contrapasso, eh. Vediamo se si vede fatto sette contrabbassi, quindi il numero 11, il numero 7, un samurai, non so se si vede un po' in ombra, il numero 6, il numero dell'amore, due cuori che si incontrano, il numero 17 che rappresenta la posizione giusta nella vita, hai trovato il tuo posto nella vita o sei ancora in giro che non sai cosa fare. E il numero 22, perché noi siamo collegati con la terra, vedi? Questo significa la mamma degli artisti, è sempre incinta anche la mamma degli idioti in questo momento ancora di più quindi attraverso i miei strumenti musicali che rappresentano il numero 8 perché nostra madre il corpo di nostra madre è l'otto come lei ha il potere di crearci vedete la mia stufa idrogeno ho fatto un contrabbasso con la vagina in, in orizzontale l ho messo la sigaretta qui c'è un accendino che si accende e mi scalda l'acqua dell'idrogeno e mi porta fuori l'aria calda dallo scarico delle marmitte laterali e dal radiatore. Quindi sono le mie idee, le mie invenzioni. Perché c'era il numero 5, la sessualità, la fertilità del nostro corpo. Poi entro nel mio giardino. Nel mio giardino, durante il lockdown, è stato un momento fantastico perché non vedevo questo cazzo di postino. Ogni volta che arrivava il postino, mi portava queste lettere verdi, mi davano tensione. Per tre mesi non ho più visto, ero felice. Quindi mi sono creato i miei fiori, fiori alti tre metri, che cantano. Questo qua, ad esempio, sta suonando, sta suonando, non so se si vede, e loro si muovono col vento, vedi, girano. In base al movimento girano anche loro. Tutto gira, perché noi stiamo ruotando a 160.000 km all'ora, quindi c'è un campo che ci sta difendendo. Mi sono fatto il mio guscio pitagorico, questo è alto 3 metri, vedete, tutti i numeri. Ho diviso il maschile dal femminile, mi sono fatto le ali altissime, 33 raggi, con un codice Fibonacci. Tutto salato a mano, ci ho messo un po' di mesi, vediamo di qua se si vede meglio. Vedete, vedete il guscio è alto 2 metri più l'ali 3 metri e c'è il codice aureo di Fibonacci. Di sera quando uno viene vede tutti i numeri che si accendono. Quindi ci ho messo un po' di mesi per fare il mio guscio pitagorico perché siamo dentro un bozzo e dobbiamo uscire da questo gozzo e dobbiamo volare perché abbiamo un tempo. Poi ho fatto lo spermatozoo, guardate lo spermatozoo, alto 4,70 metri, hm? pianta la testa dentro il femminile, perché poi c'è scritto da uno e da uno arriveranno 72. È una metafora, eh? Mi ero fatto il mio Stargate, mi sono fatto perché avevo questo numero 1111 11, che mi batteva in testa e anziché pensare ai Santi e alle Madonne me lo sono costruito, quindi ci ho messo un po' di mesi, poi mi hanno denunciato perché dicevano che c'era uno strano qua, quindi era meglio, che, boh, era meglio che andava al bar a cazzeggiare così non mi rompevano neanche le scatole, però mi hanno denunciato e non so neanche chi è stato, quindi sono arrivati i carabinieri, l'ambulanza e i pompieri, mi hanno denunciato. Questo, questo mi sono fatto un contrabbasso alto 6 metri con un altro fiore che canta che suona con la tromba, ora forse dire trombiamo, non lo so. però energia creativa. Vedi, questo è un contrabbasso alto 6 metri che poi è anche di fallico, quindi ci, ci va la battuta, ma non la dico. Sto muto. Ecco, <ride> mi sono fatto poi cioè nel tempo logicamente, letti armadi comodini, lampadari. Per me, lì che è cose simili possono. Possono perché non pagano neanche le tasse. Gerardo, scusami detto. se ti interrompo. Ho notato un dettaglio prima: il taglio dell'erba. Eh, si vede sì, male sì. o è particolare? No, no, ho due spirali. Ho un, uno in senso orario, uno in senso antorario, Io lavoro con le due spirali. Quindi... Sì, sì, che adesso è inverno, non si vede la mazza, però eh, mi... ho qualsiasi cosa che tocco. Se uno mi chiede chi sono, io dico io sono bellezza in movimento qualsiasi cosa che tocco, io trasformo. Prima ho trasformato un po' me, e poi trasformo la materia. Questo è il mio drago, alto 4 metri e qualcosa, c'è scritto sull'ingresso e riconosci i tuoi meccanismi, salirai sulla tua forza. Numero 16, che rappresenta la gioia. Poi mi sono fatto il numero 19, vedete? con le due ali aperte e con la corona del re lì sopra, Ecco, quando sono in fase creativa faccio queste cose qua. Adesso, in questo momento sono in fase pigrizia, non faccio un cazzo, ma va bene lo stesso. Salgo un attimo sulla mia sala di meditazione, che è una sala dove medito, così si vede un po', però il campo è leggermente rovinato, però si vedono forse, si vede forse la spirale. Mm -hmm. Esatto, si vede, si vede. Quindi abbiamo il maschile e il femminile. Con lo Stargate al centro perché, insomma, venivano gente un po' dappertutto è come se vai da, in Spagna da dico una cazzata giusto per dire qualcosa. Da lì Gaudì dice, non è conforme alla paesaggistica, buttiamo giù tutto. Io mi stavo creando il mio piccolo centro <ride> e invece mi hanno lanciato qui dentro. È la stanza, un'altra stanza, vedi, dove io ho la mia vasca di galleggiamento in fondo. Lì, una cosa fantastica che tra un po' farò. 72 ore nel buio, così quando l'occhio non riceve tante informazioni va a attivare altri meccanismi dentro il corpo. Quindi sono pronto per affrontare un'esperienza 72 ore nel buio, quindi occhi tappati assolutamente e stare fermi per vedere cosa accade all'interiorità. Quindi prima esperimento, poi faccio, eh? nel senso poi dico, perché l'unico senso è azione, idea, azione quindi questo è il mio centro logicamente sono anche un bed and breakfast ho delle stanze che insomma ho due stanze la gente dice voglio fare due giorni relax e ogni tanto viene qualcuno fantastico io direi che ci hai fatto fare un tour meraviglioso Gerardo sì l'esperienza La vasca è qualcosa di straordinario perché puoi agganciarti a delle dimensioni Dipende dentro come sei messo, però fai un salto. È proprio uno stargate. La vasca di galleggiamento è uno stargate in effetti, siccome, sopra sopra il soffitto, sopra io ho la vasca qua sopra, sono nella sala conferenze per far sì che regge il peso, vedi che ho messo una trave di ferro perché ci vanno 2000 kg. Allora, se non mi cade il pavimento, mi sono fatto la trave di ferro, vedi dove è. C'è cioè la trave di ferro dove mantengo su proprio dove c'è la vasca. Quindi il mio, il mio centro è un centro di sperimentazione. Perché, come dicevi tu, eh, si può parlare solo di ciò che, che conosciamo, e conoscere non significa a livello teorico, ma significa aver sperimentato, ovviamente. In questo momento sono tante persone, col fatto che ci sono una valanga di corsi e ci sono una valanga di informazioni però se cioè, tu leggi il libro e leggi il libro e leggi solo il libro eh, dopo che hai letto il libro devi fare l'esperienza se no hai tanta conoscenza ma non hai esperienza quindi è giusto e interessante fare il corso ma dopo devi sperimentare se no rimani incastrato dentro delle pagine del libro che poi insomma io a scuola non ero neanche capace a leggere avevo solo un voto alto che era quello di francese Mero innamorato perché era bellissima, avevo 8, l'unico voto alto. Gli altri avevo meno 3, meno 4, meno 1. Quindi ho capito che se ti innamori di qualcosa vai in connessione con qualcos'altro. Anche oh, in bello. matematica, quindi niente, è sbocciato solo dopo o c'era già un, no, un qualche scopo? No, quello di matematica, professor Masinelli, me lo ricordo ancora, era incazzato perché la sua amorosa era quella di francese quindi tutti guardavano ah. la donna. <ride> E quindi lui io avevo il banco alle medie avevo, cioè, nasco ai tempi di Mazinga quindi avevo sei cacciaviti, quattro giratubi sul banco impiantato. e Lui si incazzava con quelli più così. E quindi mi sono reso conto che mi sono innamorato di Leonello Trabuio attraverso la sua creatività e la sua esposizione quando parlava, il suo vestito, il suo colore come lui manifestava bellezza. Quindi ho incontrato Trabuio. Innamorato significa che mi piaceva la sua personalità, il suo modello maschile, perché sono ancora l'antica. A me mi piacciono le donne, eh? sono tranquillo, sono con mia moglie, ma non sono così moderno, quindi sono l'antica. Però tra buio, siccome la somma della mia data in nascita è 5, e tra buio, Leonardo buio, la somma della sua data in Asta era 5, io come Geraldo ero nella E e lui come Lionello era nella E. E quindi c'è stato un sincronismo, perché se tu capisci come funzionano le coincidenze, perché quando tu esci quel giorno di casa ci sono già le coincidenze. Quali sono i giorni che creeranno le coincidenze della tua vita? Lo sai? È un calcolo matematico. Certo. Quindi posso affrontare la coincidenza dell'amore, la coincidenza del dolore, la coincidenza con la mia parte animica e la coincidenza per quello che farò da grande. Devo solo uscire di casa con un'idea chiara, si chiama coincidenza e so già che tipo di coincidenza, è come dire vado al cesso, mangio, vado al cesso, è una coincidenza, è tutto collegato e quindi è logico che se mangio poi la parte più intima il mio culo butta fuori. Non sappiamo però tutte le informazioni che abbiamo in testa se il nostro cervello le lascia andare, trattiene solo quelle del dolore e quindi le abbiamo sempre comunque nel veretano perché viviamo sempre in una richiesta affettiva perché lui non ha dato, perché lui non ha fatto o perché lei non ha detto. Quindi la matematica è talmente mirata e chirurgica, ma in base poi. la matematica ma... non è un'opinione. quindi... Ecco, io ho messo matematica perché ero un ciuccio e matematica. Mi salvo con le mie fantasie, ma io faccio corsi con piccoli gruppetti dove tu arrivi sabato neutro e poi Marco, giusto Marco? Sì. La domenica sera hai i ricci in testa, vai a casa che sei emozionato. Anche uno come me. Eh sì, sti cazzi Mi spuntano i ricci. <ride> sì, vuoi. <ride> Geraldo, mi ha affascinato molto. Che tu hai detto che il tuo professore. Eh, se ho capito giusto, correggimi se no se ho frainteso. Che il tuo professore di matematica era il, il compagno della professoressa di francese, giusto? Sì, siccome era, era una bella bionda, tutti la guardavano. Poi io avevo è presente le lumache quando avevano le bave alla bocca, tutti in silenzio che la guardavamo perché era una bonassa e, e lui. Quando entravi, in, quando entravi in classe si rendeva conto che c'era però era così è sempre incazzato c'era dell'emozione nell'aria diciamo che c'era del pazzo a 13 anni noi non giocavamo col playstation <ride> ah no ecco, giocavamo con altre cose e non faccio nome e cognome <ride> Però è interessante come appunto questo amore per la moglie alla fine ti ha portato all'amore per la materia che insegnava lui. Sì, solo che lui la insegnava con l'emisfero sinistro, Lionello la insegnava con l'emisfero destro. Esatto, esatto. Quindi devi capire come sei modulato, come stai modulando la tua vita, nel destro o nel sinistro? Come affronti l'esperienza col maschile o col femminile? C'è una modulazione costante e non lo sappiamo non sappiamo niente noi viviamo così proprio viviamo così poi in questo momento pretendiamo che la vita ci dà invece la vita, la vita ci toglie è vero però dobbiamo crearli noi i presupposti anche per avere e non solo per dare sì ma prima di incontrare prima devi incontrare avere poi devi incontrare essere quando unisci a avere essere, incontri 4 più 4. Sono due, sono due Noi siamo dentro un cubo. Dobbiamo conoscere la Terra, poi dobbiamo conoscere il cielo. E si chiama, io l'ho denominato, il dio cubo alla 44. Non bella ad ascoltarti dire. per ore, Geraldo. Si scoprono talmente tante cose che. Uh, io credo che anche chi non ha mai avuto la passione dei numeri ascoltandoti oggi gli viene, gli viene per forza sì, questo interesse, questa curiosità ne, nell'approfondire. Beh, guarda, eh, non ho mai studiato, cioè non ho mai studiato, ho più... boh. però il numero è talmente incredibile perché adesso noi stiamo andando in giga, no? Quindi adesso andiamo tutti in alta velocità. Ok, e se ci fosse un numero che aumenta la città? La, la velocità al mio cervello di elaborazione e se ci fosse un numero che innesca la guarigione, se ci fosse un numero che ap apre il mio intelletto emozionale, se ci fosse un numero che elimina alcune cose è logico che devo credere, mi devo innamorare, mi cambia lo stato interiore. Verissimo. Se no, sono solo parole fritte, capisci? Allora io Durante le mie letture che su dieci persone sei riesco a dargli un punto di vista diverso, dico "Cazzo li ho presi". Perché? Perché quel numero è detto così, cioè se tu guardi la forma dei numeri, sono tutti diversi. L'uno ha anche del 7, il 6 e il 9. Quindi ci sono dei numeri dove dire possiamo capire come dobbiamo ruotare, come dobbiamo girare, come dobbiamo stare fermi. Fascinale. Ci obbligano al movimento, non a caso nel nome, abbiamo tutte le soluzioni ai problemi. Che il cognome che il virus ci darà. Perché il nostro cognome eh, è un albero genealogico, arriva da 200 anni, 150 anni, 300 anni, cosa ne so, ma e cosa vuole da me? E rappresenta la staffetta. Sai la staffetta quando passi. La, come si chiama, il testimone all'altro a me, mio papà. E mia mamma mi hanno passato il testimone che io lo sto passando alle mie figlie. Ma non so chi era mio nonno, mio bisnonno, non so. Sono stato a vedermi un mio bisnonno l'anno scorso nel, nel, nel cimitero, eh, mio bisnonno, il 18 agosto 1867, mia bisnonna Enriquez Rosina spagnola. Sono rimasto scioccato per due giorni. Cazzo, arrivo dagli spagnoli. Quindi chi sono? Da dove arrivo? Dove sto andando? Cosa devo fare? Ma spero che la vita mi dà. Sei tu la vita. Hai detto la frase magica, Geraldo: Sei tu la vita. È vero. Brava. Per capire questo, eh, devi capire le tue parti buie e affrontarle perché comunque quando ti guardi allo specchio sei tu ecco, cioè, anche sei quando tu. ti guardi allo specchio sei tu quindi ecco. sei, sei tu in una fase di condizionamento esatto quindi esatto. di noi non abbiamo niente e lasciamo liberi puri e veniamo caricati Fantastico. Quindi la matematica ti dice alcune cose affascinanti, poi è solo un punto di vista, però sono persone che attraverso un corso di matematica cambiano il modo di vedere la vita per sempre. E Perché se tu cambi la, la visione cosa... cambia anche tutto il resto, considerando eh certo. per esempio il, eh, cioè, ciò che tu vedi, che poi può essere trasposto anche nella visione interiore, ovviamente, e poi ciò che crei. Quindi. Ciò che ti dà la possibilità di immaginare, ah, sì, certo, eh, eh, il visionario, il visionario si adatta al modello di dove vuole andare, se invece vive in un recinto, fa il solco, quindi, più la tua visione è alta, più vedi cose. Poi non solo devi vederle, ma devi anche costruirle. Perché io sono un artigiano, gli arti già l'arti sono gli arti che si estendono. Quindi il cuore comunica con le mani perché vengono chiamate poi 10 dita, le mani di Dio. Quindi noi siamo dentro una società costruita. Guarda gli antichi cosa costruivano con le mani, cose assurde, come avevano la perfezione, cose assurde. Adesso il bambino che nasce viene rintronato con questo cazzo di tablet e viene devastato, deprogrammato, rincoglionito a vita. D'altronde le mani sono l'organo di azione della manifestazione eh. quindi è tramite le mani che noi manifestiamo eh sì, eh sì quelli che nascono il giorno 9 esempio, il 9 o la classe 1962, dico un esempio perché la somma è 18-9 sono quelli che devono portare il contatto pulito alle persone quindi gli osteopati, i chiropratici perché nella loro genetica c'è stato il contatto sporco. Quindi si parla di abusi e cose strane. <ride> veramente molto, molto affascinante tutto. Marco, qualcosa in conclusione, che ci stiamo avviando verso. Non solo fargli i complimenti. Fargli i complimenti perché è riuscito veramente intanto a stupirmi, ma poi per, per quello che è riuscito a fare nella sua vita, cioè comunque cambiare in maniera completa la propria vita, la propria visione, avere il coraggio di, di cambiare qualsiasi sia poi il cambiamento successivo, è sempre una cosa molto facile da postulare, eh, ma molto difficile da realizzare. Quindi eh, si percepisce la sua, la sua gioia, la sua felicità, la sua soddisfazione. E, e quindi è quello, l'unico risult risultato che conta. È, è percepibile: cioè si, si, si sente, nonostante non siamo a contatto fisico, ma si riesce a sentire, si riesce a vedere, si riesce a percepire, Grazie. vai. vai. Volevo, volevo dirti una cosa: il coraggio che tu hai detto adesso è un numero perché si chiama coraggio è un numero che ti farà arrivare alla tua, al tuo destino perché ci vorrà coraggio, maturità e missione è un numero nel mio caso l'11 e rappresenta la genialità ma per capire che cos'è la genialità devo capire che cos'è l'abbandono ogni numero ha un prezzo da pagare esempio quelle persone che nascono non so come Dico una sciocchezza, come Stefania, Tania, Tina, vedi quella T iniziale? Se la vedi bene a livello di simbologia, è una strada chiusa. La T, c'è una linea in orizzontale, una linea in verticale, è una strada chiusa. Quella è la strada dove i genitori decidono di lasciarsi. Come nasce? O se no sono in pieno conflitto? Come nasce? Qui la bambina dovrà sperimentare l'abbandono per attivare la genialità. Fino a che non passa quella prova, ci sono delle prove qui dentro da fare. Siamo dentro il labirinto. Adesso non ho fatto male i conti, ce li ho tutte e due. Adesso che chiudiamo, verifichiamo. <ride> mar, mar guarda la, 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 la forma di quella M: è una frequenza eh? M. Guarda come va su e giù, su e giù. E quella A come va in triangolo su. E quella R, quindi quello è il dialogo di tua madre che sta vivendo una relazione con tuo padre, dice così. Posso dirti cosa dice quel Marco? Sì. Ti dice, tua madre dice a te amore, faccio fatica dentro le quattro mura di casa, ho un problema con tuo padre, sono carica di responsabilità, ho difficoltà nella comunicazione, sono un martire. Quindi io mi sveglio o vivo quel programma. Fatica nelle quattro mura di casa, uomo assente, mi carico di responsabilità, ho difficoltà nella comunicazione, metto le maschere per piacere agli altri. Quando è che incomincerò ad amarmi? Questa domanda se la fa la O, quando è che incomincerò ad amarmi? Vedi che lei apre il ciclo, chiude il ciclo, devi chiudere un ciclo che non è suo, ma è di tua madre e di tuo padre. bello bello assolutamente interessantissimo senti geraldo in chiusura vogliamo ricordare dove ti possono trovare le persone sia fisicamente sia magari virtualmente quindi non so se hai un sito guai qualche no no no, no. Eh, esisto nel social in, il, in, Insta, in telegram mi chiamo geraldo matemagico geraldo matemagico in telegram Invece in Facebook sono matematica con Geraldo La Fratta. Perfetto, perfetto. Mentre i corsi dal vivo, non so se in questo periodo li stai facendo, li fai a. Sì, sì, io li faccio, il prossimo il 15-16 gennaio, le 26 Forse del nome e cognome, le 16 scelte del destino. Sono due giorni affascinanti e vai a casa che non sei più quella di prima perché. Eh, dovrai farti dei numeri, cioè devi capire chi sono le persone in fianco a te. Quindi vai a vedere chi è tuo figlio, chi è tuo compagno, chi è tua mamma, perché ti chiederai chi sono e i numeri rispondono perché hanno, una, hanno un messaggio talmente chiaro e diretto. Non hanno, è un numero e ha delle informazioni. Basta che vedi la loro simbologia come messo. Fantastico. Allora, Gialdo, noi ti ringraziamo tantissimo per questo tempo che ci, hai, che ci hai dedicato. Magari, che ne so, noi la buttiamo lì. Magari se ti fa piacere essere di nuovo con noi, magari più avanti, magari per affrontare sotto altri aspetti la numerologia. Grazie, grazie veramente di cuore. Grazie a voi che mi avete coinvolto. Eh, eh. E funziona così. Per giocare ho bisogno di persone che giocano con me, perché io faccio quello che amo, coinvolgo con la mia passione, le persone vengono coinvolte su una, su una frequenza quindi di passione, di comunicazione e poi scoprono qualcosa di affascinante di loro stessi. Gerardo, eh. a me è rimasto, è rimasto solo un... Un dubbio nella mente, hai parlato prima che sono in arrivo le frustate. Io, è da prima, che mi chiedo ma per chi sono le frustate? Cioè, chi è che le, le prendiamo o le diamo? A sto giro, Come che... è oh, da guarda. prima che mi sto martellando. E tu sai che c'è l'effetto pendolo: no, c'è un punto di centro e dove, questo tu spingi, tu spingi, più spingi, più è la forza che ti arriva addosso. In questo momento qualsiasi discorso è questo cazzo di Covid. Sono morte l'anno scorso, quest'anno, di sigarette nel mondo 4 milioni di persone. Sono morte 3 milioni di incidenti stradali nel mondo. E c'è solo questo cazzo di Covid. Allora uno fa quello che vuole, però è stata data troppa importanza, troppo potere a una cosa che non esiste, quindi riceveremo un, contra un contraccolpo. Credo che sia così. Non so, te lo sapremo dire. Ci sentiremo dopo il 20 febbraio 2022. Allora, appuntamento dopo 30. il 20 febbraio 2022 con Geraldo. Ok, tu guarda, tu guarda eh, esempio. C'era una tipa che diceva quando c'è la coscienza che non va. questa è un'antroposofa, antroposofa, eh, filosofia steineriana. La coscienza, la terra, per mettersi in asse. Deve attivare i vulcani il vulcano è una turbina della terra quindi gli dà una spinta di rotazione per ritornare in asse. Quanti morti farà quella zona? Quindi è una conseguenza: noi quando siamo fuori coscienza, la terra deve allinearsi alla sua centratura. Quindi farà. E quelle persone sono lì per caso? No, e quindi, e quindi vedremo come si assesterà qualcosa. Esatto. E qui l'altro giorno su Milano qualcosina l'abbiamo sentita. <ride> eh sì, esatto, stato? sabato. Tra l'altro una zona che non è propriamente sismica Milano, beh, non sono zone propriamente sismiche perché pianura padana piena, però qualcosa l'abbiamo sentita. È stata sì. una delle prime volte che l'ho sentito da sveglio, perché di solito su quelle rare volte che arrivavano le scosse arrivavano di notte e io ho un sonno proprio leggerissimamente pesante e quindi non ho mai avuto il piacere. Questa è stata una delle prime volte che ho sentito dal vivo una scossa. Vedremo come siamo tutti curiosi e incrociamo tutti le dita esatto. Grazie di cuore Geraldo veramente per essere stato con noi. Io voglio ringraziare anche tutti coloro che ci hanno seguito, che ci seguiranno poi anche successivamente. Quindi un saluto da parte di Geraldo e di Marco ai nostri ascoltatori. Ciao grazie, grazie. Grazie e alla prossima. Grazie. <ride> grazie a tutti. Allora, buona serata a tutti e Marco Sigla.